cosa dire di questo progetto? È un progetto che mi ha riportato a Napoli, ispirato ai romanzi di Maurizio De Giovanni, autore che io già conoscevo. Avevamo, pensa, un'amica in comune che tempo addietro mi aveva assolutamente invitato a scoprire i romanzi di quest'autore che poi è diventato Maurizio De Giovanni, insomma, quello che noi tutti oggi conosciamo. Devo fare un grandissimo ringraziamento ai colleghi, sicuramente a Serena, ai tanti colleghi con i quali mi sono confrontato sul set, però un ringraziamento vero e sincero lo devo dare a Tiziana. Quando sono stato convocato per il provino, ho letto nei suoi occhi, non ho letto nessuna esitazione nei suoi occhi. È stata determinata e forte nel volermi. Devo dire che io altrettanto in maniera, diciamo, con altrettanto entusiasmo ho sposato la volontà di interpretare un personaggio che fosse tratto dai romanzi di Maurizio De Giovanni, perché il personaggio di Gammardella, detto Mimmo, ispira una tenerezza, un'ingenuità, viene anche da una sorta di estrazione sociale di un certo tipo che forse in qualche modo mi appartiene e nonostante la sua formazione medica decide proprio di restare ad operare, a prestare la sua opera nei quartieri, diciamo, socialmente più disagiati. Ed è proprio in questo mondo che si incontrano, no? Domenico e Mina, cioè lei che viene da un mondo borghese, ma che decide comunque di restare lì e prestare la sua opera, e Domenico fa una sorta di decide comunque di rimanere lì. Loro si incontrano in questo mondo e da lì scattano e vengono fuori una serie di emozioni, una serie di sentimenti che poi vanno a raccontare l'entità di tutta dell'intera Napoli, tutto quel mondo di umanità e di sentimenti che muove Napoli, di colori, di sfaccettature. Come se ogni personaggio di questa serie televisiva, di conseguenza anche dei romanzi di Maurizio De Giovanni, andasse a mettere il fuoco su una particolarità di Napoli. Chiaramente, quando leggi un romanzo, la visione che ogni lettore ha è singola, ogni lettore ha una sua visione, no? Si fa una propria idea dei personaggi. E devo dire che Tiziana è riuscita, lei appunto prima accennava alla verità che lei voleva, no? Abbiamo lavorato in tal senso. Devo dire che lei è riuscita a centrare il fuoco di ogni personaggio, mi ha dato la possibilità di ritornare a quella verità, a quella genuinità, all'essere anche un po' frizzante, a quella tenerezza che sono anche delle corde attoriali dalle quali mi ero in qualche modo distaccato, vuoi per delle scelte che avevo fatto artistiche, vuoi per dei ruoli un po' più particolari, e mi ha riportato un po' in quella dimensione anche di, diciamo, divertente, di commedia, ma con dietro un grandissimo spessore, un grandissimo legame anche tra i personaggi. Poi lavorare con Serena, che è un'attrice sicuramente che ha una grandissima esperienza, una vivacità artistica addosso che trasuda e viene fuori da ogni poro. È stato divertente. Io spero che questo divertimento che noi abbiamo vissuto sul set, se riusciamo e se il pubblico riesce a percepire in qualche modo quello che noi abbiamo cercato di fare sul set, credo che sarà un progetto ben visto da quel punto di vista, verrà percepito bene da parte del pubblico. È quello che io mi auguro e spero che il personaggio di Mimmo, insomma, possa continuare in questa sua avventura. Questo è stato una serie molto strana, durata praticamente un anno, ma dal momento in cui si è battuto l'ultimo Chuck alla messa in onda è passato pochissimo. È una serie di prime volte per me, la prima volta che giro a Napoli, la prima volta che giro con una regista donna, per realtà, per assurdo non mi era mai capitato, quindi Tiziana è stata la prima volta in cui mi sono trovato con una regista donna ed è stato piacevolissimo. Tiziana ha quella rara capacità di farti capire tutto con un sorriso, quindi le tue idee vengono bocciate sempre con il sorriso ed è una cosa meravigliosa. Quindi non ha le idee molto chiare, ma una capacità di trasmetterti la propria visione con una tale serenità e una tale educazione che non puoi far altro che ubbidire, capire e ubbidire. Ed era la prima volta che lavoravo anche con Serena, è un'attrice che chiaramente seguivo da tanto tempo, insomma, anche Serena sono anni che
che lavoro nel mondo dello spettacolo e ho sempre seguito da casa, ed è un'attrice che ho sempre ammirato, che è riuscita, come dire, ad arrivare giustamente a ricoprire dei ruoli da protagonista proprio per meriti personali. Un'attrice che è riuscita, come dire, a costruire una carriera solida, veramente mattone dopo mattone, e chi l'ha seguita da lontano, come me o come tutti gli spettatori, penso che questa cosa si percepisca, abbia delle fondamenta così forti da poter oggi reggere il peso di una serie così complessa, così bella come questa di Mina Settembre. Essendo di Bergamo e avendo girato questa serie a Napoli, mi sono sentito veramente come Totò e Peppino, ma al contrario. Per cui mi trovavo in queste situazioni in cui, avendo anche tantissimi attori napoletani, è molto facile che si entri subito in quel ritmo tipico napoletano, che io ovviamente arrivavo e cercavo di, non dico di spezzare con quello che è invece un altro tipo di ritmo che forse più mi rappresenta. Mentre invece con Serena è stato tutto molto naturale, molto, mi sembra costruttivo. Il personaggio, e vengo appunto a Claudio, è un personaggio che può forse all'inizio rimanere molto antipatico, perché è una persona che tradisce la propria donna, la propria moglie, e quindi, come dire, la risalita di questa montagna nel cercare di riconquistare la propria donna è una salita molto ripida e molto difficile. Per cui, per assurdo, anche se è un gesto brutto quello che lui fa nei confronti della propria moglie, alla fine, leggendo il copione, mi ha fatto molta tenerezza. Questo tentativo disperato, costante, senza mai perdere un colpo, prendendo diverse porte in faccia, ma alla fine ha vinto in me, nei suoi confronti, una sorta di simpatia, di tenerezza. E quindi spero che questa tenerezza che io ho letto, che ho vissuto, che ho cercato di fare mia, possa passare e arrivare anche a coloro i quali questo tipo di azioni tendono a non perdonarle mai. I vostri personaggi, Domenico e Claudio, sono così diversi, ma entrambi innamorati di Mina, no? Quindi sono i classici rivali in amore, un archetipo che troviamo da sempre, no? Nella drammaturgia, nella letteratura. Ecco, quanto è ancora valido questo archetipo? Perché i rivali in amore ancora oggi interessano così tanto? E cosa significa oggi essere rivali in amore, visto che, insomma, è quasi sempre la donna a decidere, no? Validissimo, perché va a mettere all'interno della persona che si trova a scegliere la conflittualità, il non sapere cose, il dove andare, il dove non andare, no? È un po' l'essere o non essere che poi è l'essenza della drammaturgia, è quello che noi poi andiamo a raccontare, della messa in scena, per cui se non c'è conflittualità, se non c'è indecisione e se non ci sono due rivali, il famoso cavaliere bianco e il cavaliere nero, a quel punto non esisterebbe niente su cui potrebbe, insomma, possa appoggiare la drammaturgia di per sé. Poi, per quanto riguarda, insomma, sono stato felicissimo che in questo caso il mio rivale, diciamo, sia stato Giorgio, perché lo conosco da tantissimo tempo, giochiamo insieme nella Nazionale Attori. Quello che lui ha detto è vero, lui è stato catapultato a Napoli in un contesto dove chiaramente anche io da napoletano ho cercato insomma di coinvolgerlo. Per cui sì, la rivalità esiste tutt'oggi e quanto è ancora di più secondo me in tutta quella che è l'essenza della messa in scena, ma non solo rivalità in amore, anche in tutte le cose, anche in tutte le storie aspirazionali, deve necessariamente esistere, ma non solo in amore, in tutte, ma si deve manifestare in tutte le sue forme. Donne chiedono giustamente la parità dei sessi, però amano quando l'uomo gli apre la portiera o le precede entrando in un ristorante. Quindi noi siamo parecchio confusi rispetto all'argomento. Dovreste farvela voi stesse questa domanda. Diciamo che il triangolo è un archetipo della cinematografia e non solo. E la cosa difficile in questi casi è riuscire a azzeccare il triangolo stesso, cioè le persone che rappresentano questo triangolo. Ed era molto difficile, secondo me, in questa serie riuscire a trovare le persone adatte per poter rendere credibile, ma al tempo stesso anche far affezionare
i protagonisti e le storie che loro rappresentano. Prendere Serena Rossi, Giuseppe Zeno e il sottoscritto era alquanto rischioso. E io stesso avevo anche, come dire, dubbi al proposito, ma ringrazio e colgo l'occasione di ringraziare Paola Lucisano che ha estremamente voluto la mia presenza, cercando di farmi capire quanto fosse giusta questa scelta e spero, immagino, da come mi dicono, che abbia avuto ragione, per cui era parecchio difficile contrapporre, o quantomeno rischioso, Giuseppe con me. Rappresentiamo due mondi diversi, non solo da un aspetto fisico, evidentemente, ma un'estrazione, io vengo dal nord, lui è napoletano. Era molto difficile, quindi si rischiava veramente di cadere nel banale. Invece, grazie alla scrittura, grazie a Tiziana, questa cosa non è avvenuta. E io stesso mi sono ricreduto e sono felice di ciò che abbiamo fatto.